Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo Critical Hit. Quest'oggi ragazzi volevo parlarvi con questa nuova acconciatura di una delle news più incredibili a cui il mondo Pokémon abbia mai assistito, credo negli ultimi 10 anni. Prima di parlarne ho voluto aspettare un po' di tempo perché la cosa non era ancora confermata, visto che le parole al Treehouse e alle 3 sono state molto ambigue, ma adesso è ufficiale: a Galar non avremo tutti i Pokémon esistenti ma solo una selezione, e soprattutto le Mega Evoluzioni e le Mosse Z saranno assenti. Ora è chiaro che questa notizia ha scatenato tantissime reazioni, soprattutto negative sul web, ed è una cosa che io capisco perfettamente ragazzi. Immagino tranquillamente il dispiacere di qualcuno che non sarà in grado di ottenere il suo Pokémon preferito a Galar, perché chiariamo questo punto qualora non lo sapeste ancora: all'interno di Pokémon Spada e Scudo non ci sarà il Pokédex nazionale come lo abbiamo sempre conosciuto, ma ci sarà solo ed esclusivamente un Pokédex di Galar che conterrà tutti i nuovi Pokémon di Galar, come logico che sia, e solo alcuni dei vecchi Pokémon, il che vuol dire che una considerevole parte dei Pokémon che abbiamo conosciuto da 23 anni a questa parte verranno completamente rimossi dal gioco e saranno totalmente inottenibili. Questa scelta di Game Freak e il fatto che non ci saranno né le Mega Evoluzioni né le Mosse Z in questo gioco è un cambiamento dalla portata colossale. Come ogni cambiamento ragazzi dobbiamo accoglierlo razionalmente, dobbiamo fermarci e pensare ai motivi per cui questo cambiamento è stato fatto. Ma io mi rendo perfettamente conto che dire di essere razionali non basta a placare le reazioni, e dunque vi voglio raccontare quella che è stata la mia iniziale reazione e soprattutto perché io ho avuto una certa reazione. Io sono il primo che all'annuncio della semplice possibilità che le Mega Evoluzioni potessero essere rimosse ho reagito veramente male, perché è proprio con la sesta generazione ed è proprio grazie in parte anche alle Mega Evoluzioni che io sono uscito da un periodo della mia vita in cui non ho giocato a Pokémon, un periodo nemmeno tanto felice perché al periodo delle scuole medie, che per me non è stato proprio eccelso, e alla base della creazione di questo canale, alla base di ciò che poi è diventato e anche alla base di questo video ci stanno in un qualche modo le Mega Evoluzioni. La mia esperienza adolescenziale e in seguito adulta del mondo Pokémon non esiste senza le Mega Evoluzioni. Per me togliere le Mega Evoluzioni è un togliere qualcosa di effettivo a un Pokémon, e questo ve lo voglio raccontare perché la mia situazione credo che sia peggiore al 90% delle vostre per come io sono legato a questa funzionalità. Mettiamo subito le cose in chiaro: il fatto che alcuni Pokémon non siano inseriti a Galar non impone che non possano essere reinseriti in giochi futuri. Tanto per fare un esempio, prendendo uno dei miei Pokémon preferiti per rimanere in tema, Empoleon, che è il mio starter preferito nonché sicuramente nella mia top 3 di Pokémon preferiti, non sarà a Galar verosimilmente, ma perché probabilmente verrà introdotto a Sinnoh con i remake di quarta generazione, e vedo difficile che Game Freak decida di sacrificare un posto all'interno di Pokémon Spada e Scudo per un Pokémon che comunque molto probabilmente vedremo da protagonista nei remake di Sinnoh. Ma comunque lo vedremo, e così accadrà con tantissimi altri Pokémon. Le Mega Evoluzioni e le Mosse Z invece ragazzi saranno completamente cancellate dai prossimi giochi Pokémon, e per un motivo molto semplice: la Dynamax le sostituisce entrambe. Le sostituisce entrambe, e le sostituisce soprattutto, fatemelo dire, meglio. Meglio da un punto di vista competitivo, non estetico ragazzi, mi raccomando, è ovvio che le Dynamax esteticamente sono come i Pokémon normali, ma da un punto di vista competitivo le Mega Evoluzioni e le Mosse Z sono obsolete, sono ripetitive e soprattutto intasano il competitive. Tutto questo per dirvi che se siete incazzati perché non avrete il vostro Pokémon preferito a Galar, mettetemi nei miei panni che la meccanica più bella che io abbia conosciuto con Pokémon non la vedrò mai più. Ora che vi siete un po' messi nei miei panni, provate a ragionare come me. Io capisco perfettamente che la reazione di pancia sia pessima, e lo capisco perché la mia reazione di pancia è stata pessima. Ho sofferto all'annuncio di questa possibilità perché sono molto legato alle Mega Evoluzioni, ma ragazzi è giusto così, diciamolo tutti insieme: è giusto così, è giusto che un brand si rinnovi, ed è giusto che Pokémon, che è arrivato al limite di sopportazione per quanto riguarda numero di Pokémon e numero di meccaniche, dia un taglio letteralmente a tutto quanto. Se tagliare fuori il Pokédex nazionale e scegliere solo alcuni Pokémon da inserire nel gioco è il prezzo da pagare per avere un gioco dal comparto grafico migliore, ragazzi è giusto così. Come allo stesso tempo, se rimuovere Mega Evoluzioni e Mosse Z dai giochi futuri è il sacrificio che dobbiamo fare per avere un competitive migliore da un punto di vista qualitativo, allora facciamolo. Prendiamo questi cambiamenti giganti usando la testa, e soprattutto ragazzi non guardiamo tutti il nostro orticello, perché se rimaniamo a guardare il nostro orticello, se rimaniamo a lamentarci del fatto che il nostro Pokémon preferito non sarà Galar, non riusciamo a cogliere il significato vero di questo cambiamento e soprattutto ciò che può comportare al brand in generale. È una cosa ragazzi a cui non abbiamo mai pensato, ma Pokémon non poteva andare avanti così. Pokémon non può andare avanti ogni generazione ad aggiungere 100 Pokémon, 70 Pokémon, 150 Pokémon, perché una certa veramente si intasa al gioco. Così come non poteva aggiungere bracciali su bracciali per nuove meccaniche, noi ci abbiamo sempre riso sopra, ma in realtà era un problema vero, e i bracciali erano probabilmente solo la crosta dell'iceberg. Il problema vero è che ci sarebbero state troppe meccaniche qualora avessero tenuto Mosse Z e Mega Evoluzione
soluzioni e soprattutto meccaniche ripetitive. E io credo che per permettere al brand di lanciarsi nel futuro si sia fatta una scelta coraggiosissima, cioè quella di tagliare dei ponti col passato, una cosa che il brand Pokémon ha sempre avuto difficoltà a fare. E questo è Critical Hit a dimostrazione del fatto che io non critico Game Freak, Nintendo e The Pokémon Company per il gusto di criticarle, ma che mi limito a criticare ciò che avviene all'interno della community Pokémon, sia che questo provenga dalla casa produttrice che dai fan. E a questo giro sto criticando l'atteggiamento di noi fan davanti al cambiamento, che abbiamo sempre richiesto, che continuiamo a richiedere, ma che quando arriva non ci va mai bene. Io qui in questo Critical Hit invece voglio elogiare Game Freak, soprattutto Game Freak, perché immagino ci siano più loro dietro al processo creativo del gioco rispetto alle altre due aziende. Voglio elogiare Game Freak perché hanno avuto il coraggio di fare una scelta che è il contrario del fanservice. Loro avrebbero potuto mantenere le mosse Z, le mega evoluzioni, fare una meccanica che non andasse a intaccarle, che non andasse a migliorarle, una meccanica che avesse poco impatto sul competitivo, tanto per vendere ai bambini, e invece hanno voluto che Spada e Scudo fosse un gioco migliore dal punto di vista competitivo e fosse soprattutto un gioco per adulti. E proprio per questo hanno trovato il coraggio di rimuovere delle meccaniche, di rimuovere dei Pokémon, consci del fatto che il target di Spada e Scudo è un pubblico più maturo. E fatemi dire un'altra cosa, io credo che loro abbiano davvero discusso tanto su questa cosa. Noi sappiamo che Pokémon Spada e Scudo avrebbe dovuto uscire molto prima rispetto alla data che è stata annunciata. Io credo che il fatto che sia stato rinviato così tanto sia dovuto proprio alla difficoltà nell'affrontare questi cambiamenti, anche da un punto di vista psicologico. Pensiamola sotto questo punto di vista, proviamo a metterci nei panni del creatore, dell'ideatore di mosse Z e mega evoluzioni. Questa persona, che verosimilmente all'interno di Game Freak, ha dovuto nel processo creativo di Pokémon Spada e Scudo accorgersi di come le sue meccaniche erano diventate obsolete, sostituirle per una terza meccanica, magari ideata da qualcuno vicino a lui che ha trovato i difetti di mega evoluzioni e mosse Z e le ha messe assieme. E anche questo signore, creatore delle meccaniche che noi abbiamo amato, ha dovuto rinunciare alla sua creazione. Io credo che a Game Freak abbiano davvero discusso tanto tutto ciò, e abbiano discusso in generale tutti questi cambiamenti che stiamo vivendo con Pokémon Spada e Scudo. La nuova console, l'open world, i Pokémon nell'overworld sviluppati per la prima volta su un gioco che non fosse Let's Go, e in ultimo la possibilità, alla fine confermata, di rimuovere delle meccaniche fondanti delle generazioni precedenti, e soprattutto simbolico, tutto ciò simbolico, tagliare Pokémon, tagliare fuori dei Pokémon, selezionarli, era il futuro, era quello che si doveva fare, purtroppo mi verrebbe da dire, perché è giusto aggiungere purtroppo, perché ci siamo affezionati a tutto ciò, ma il fatto di essersi affezionati non è una scusa sufficiente per non riconoscere la portata significativa di questo cambiamento. Per anni ci siamo lamentati del fanservice, per anni ci siamo lamentati che non cercassero di andare avanti, per anni ci siamo lamentati del fatto che continuassero a rimanere ancorati al passato, adesso si sono disancorati, per piacere usiamo la testa. Perché è vero, potrà farci sicuramente malissimo non avere più mega evoluzioni, mosse Z e i Pokémon preferiti all'interno del prossimo gioco Pokémon, ma io credo che questo piccolo sacrificio del nostro passato sia come una pillola da dover digerire per poi avere un futuro migliore. E credo che anche alla sede di Game Freak, ad un certo punto del processo creativo dei giochi Pokémon, si sia arrivati a questa consapevolezza, e con una discussione probabilmente molto più polemica di quella che sto facendo io, si sia arrivati a prendere questa decisione. Una decisione che potrà fare male ai fan, una decisione che è decisamente contro il fan service, ma una decisione necessaria. Io ragazzi credo di aver detto tutto quello che avevo da dire sulla questione. Voi ragazzi lo sapete, io sono una persona che ha sempre criticato questi ragazzi per determinati loro lavori, e molto spesso mi sono sentito dire che accuso appositamente, che non ho una vera ragione per accusare. Tralasciando queste accuse che mi sono state fatte, che secondo me sono fatte da persone che non sono in grado di comprendere le mie ragioni, io credo di aver dimostrato quest'oggi con i fatti, oltre che tutto quello che ho dimostrato con le parole, che non sono qui per criticare a caso, ma che il Critical Hit vuole essere veramente una serie critica. Una critica, se volete, anche forte, anche polemica. Questo video sarà uscito sicuramente molto più polemico di altri Critical Hit, ma una critica genuina in cui dico veramente quello che penso, pensieri ragionati anche contro il mio stesso interesse. Perché a differenza di molti fan Pokémon, io credo di pensare un po' più in grande. Credo di pensare al futuro del brand più che a quello che vorrei vedere nei giochi. E credo che se questo atteggiamento venisse preso dalla maggior parte dei fan Pokémon, avremmo al 100% una community migliora. E con questo video non voglio vantarmi, cioè oddio, in realtà un pochino sì, ma il fatto è che sinceramente mi piacerebbe che questo mio atteggiamento potesse essere trasmesso, e credo che veicolare il messaggio tramite un video sia la cosa migliore. E dunque mi auguro che questo video non vi abbia scandalizzato, e che non siate andati nei commenti a scrivere insulti, cosa che probabilmente succederà comunque, ma che soprattutto, se siete arrivati fino a questo punto, abbiate ragionato su quello che ho detto e vi siete fatti anche un'opinione, che vorrei che scriveste nei commenti, anche qualora fosse diversa dalla mia.
mia. Questo è il genere di video in cui tendenzialmente rispondo sempre ai commenti perché vengono fuori discussioni interessanti. Con questa invettiva finale io per ora vi lascio, che ho da fare. Spero che questo video vi sia piaciuto al di là di tutto. Se è così vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Vi ricordo un'altra volta di scrivere qui sotto la vostra opinione, che è fondamentale per me e soprattutto mi interessa davvero saperla. Per il resto, che altro, passate dai social per rimanere sempre aggiornati, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.